Amici di The Clovis Magazine, siamo qui con il regista della Pranzo dei Bambini, che stasera verrà proiettato alla Social World Film Festival, Giovannesi. Buonasera. Allora, partiamo subito appunto con questo film che ha avuto un grandissimo successo. Vi aspettavate soprattutto questo successo e soprattutto la vittoria a Berlino? No, nessuna delle due, ma lo dico senza ipocrisia, perché un premio frutto anche di tanta casualità, dipende dagli altri film in concorso quell'anno, da chi è in giuria, da come la temperatura della proiezione, insomma, quindi quello no, non si aspetta mai, siamo stati contenti. Poi un premio serve, cioè, oltre alla felicità di riceverlo, ti dà la possibilità di portare il film fuori dall'Italia, in Europa, fuori dall'Europa, che è la cosa più importante. E questa, poi, sai, successo è una parola ambigua, più che altro io sono contento che quando adesso che incontro il pubblico e incontro il pubblico anche fuori dall'Italia, sento che la reazione al film è analoga a quella che abbiamo avuto noi nel farlo, cioè un film su dei sentimenti, su delle emozioni, quindi questo lo rende, spero, forse, e credo che stia succedendo un po' universale, no? 16 anni è un'età in cui il bene e il male si devono ancora capire, no? Cosa sono, e quindi è un romanzo di formazione. Differenziare, infatti quando è stato difficile per te il taglio, dare un taglio registico, soprattutto per non essere ridondante, per non essere scimmiottare anche gli altri, esatto, film o fiction che sono state girate più o meno sul tema della camorra o di... Ma sai, alla fine noi abbiamo fatto una cosa che adesso sembrerà strana a dirsi. Abbiamo detto: non facciamo un film sulla camorra. Cioè, questo per me non è un film sulla camorra, ma per me non è neanche un film su Napoli. Un film ambientato a Napoli, è un film che parla del mondo. Un film che ti fa la domanda che è: che cosa succede a dei ragazzi a 15 anni, a 16 anni, quando fanno, loro malgrado, in maniera incosciente, una scelta criminale? Non è Napoli, l'Occidente. Tanti luoghi in Occidente. E quindi l'idea è stata proprio: non facciamo un film su dei camorristi, facciamo un film sui nostri figli, sui nostri fratelli, sui loro sentimenti. E questa cosa è stata il punto di partenza, condivisa con Roberto Saviano, che mi ha proposto il suo romanzo, condivisa con Bravucci, Maurizio, con cui abbiamo scritto la sceneggiatura, tutti e tre insieme, e abbiamo scelto: facciamo un film sulla fragilità, sui sentimenti, e questo ci ha permesso di, spero, prendere le distanze da altre narrazioni fatte. In effetti poi i ragazzi sono stati, non sono degli attori professionisti, quindi è stata una scelta anche difficile per voi trovare chi si adattasse meglio al personaggio che avevate scritto precedentemente. Ma sai, infatti la fase finale di scrittura è stata in coincidenza con la fase finale del cast. Cioè, poi i personaggi li abbiamo adattati ai ragazzi che avevamo trovato, perché questi ragazzi comunque venivano da quartieri popolari di Napoli, in qualche modo conoscevano quello di cui si parlava. Mi hanno portato la loro esperienza, ma la loro esperienza anche di adolescenti. E quindi la fase finale della scrittura è avvenuta su di loro. Quindi la sceneggiatura è stata molto manipolata da voi, anche da Saviano, perché poi non è fedele proprio al libro, ma comunque avete messo molto anche delle vostre esperienze personali, o avete studiato qualche quartiere in particolare? Non tanto delle nostre esperienze personali, perché le nostre esperienze personali, poi le mie da romano, sono le esperienze delle esperienze personali più lontane in questo caso. No, abbiamo messo le esperienze personali nel senso la vita dei ragazzi che incontravamo. Perché il film ha come tema principale l'amicizia, la fratellanza. Quindi l'esperienza dell'amicizia di questi adolescenti, la fratellanza vissuta da questi ragazzi, ovviamente ha migliorato le scene, gli ha dato calore, gli ha dato umanità. Quello che cercavamo era l'umanità, un film in cui al centro non c'è la trama, ci sono i personaggi, sono gli esseri umani, i rapporti, l'amore per la madre, l'amore per la fidanzata, l'amore per il miglior amico. È un film sull'umanità, sull'essere umano. Io li amo questi personaggi, li amo questi ragazzi, e il mio amore per loro... E poi quando ho fatto il film, quando l'ho mostrato, io spero che lo stesso amore sia l'amore che prova il pubblico nel vederlo. In effetti. Invece, dopo la vittoria a Berlino, cosa hai premiato loro? Hai dato, non so, una cena, li hai invitato a qualche parte, avete festeggiato? La prima a Berlino è stata stupenda, loro hanno visto il film, erano commossi, lacrime, è stato meraviglioso. Era la prima volta che uscivano, ovviamente, non dall'Italia, da Napoli, era la prima volta che uscivamo. È stata per loro e per me, con loro, un'esperienza stupenda. La festa di fine film hanno preso, hanno cacciato il DJ, hanno messo la loro musica, sono stati una bellezza.
E poi dopo che è successo? Sì, che alla premiazione loro non c'erano perché erano tornati in Italia, io poi ho preso l'aereo e siamo venuti qua a Napoli e gli ho portato l'orso. L'abbiamo lì perché ecco. Ho detto questo l'avete vinto voi, non l'ho vinto io. Pensi che fra questi ragazzi c'è un futuro bravo attore? Guarda, tra questi ragazzi la metà in questo momento sta su dei set a lavorare, quindi per me questo è uno dei, anche un motivo d'orgoglio. Ah, ecco, so che non si spoilerà niente, ma già stai preparando, progettando qualcosa? No, non per non spoiler, hai nessuna idea? Perché adesso ancora sto seguendo il film. Il film è stato preso in tanti paesi fuori dall'Italia e quindi lo devo accompagnare. I ragazzi non possono, sono piccoli e, certo. E quindi sto iniziando a capire cosa fare, dove farlo. Ok, ti ringrazio della disponibilità. Grazie a te delle domande. Prossima.